premia Leo Mingione dell'Interclub di Crema, che chiamo qua fianco a me. All'ottavo posto quest'anno è arrivato il Villanterio. Tutti i ragazzi qua sul palco. Massimo Garotta, presidente dell'Interclub. Al settimo posto è arrivato il Pozzuolo Calcio. Oh, così va bene, va bene. Vediamo se ci siamo tutti per la foto. Al sesto posto è arrivato il Trescore. Vedi davanti. Quinto classificato è arrivato il Misano. Al quarto posto l'Oratorio Cologno. L'Oratorio Cologno che ha fatto tornei anche ieri sera. Romanese. Romanese che l'anno scorso ha vinto, quest'anno terza classificata. Un bel applauso. Premio, ovviamente premia Romano Gliari. Secondo classificato la Rivoltana. Il capitano allungate, ovviamente no, sono due coppe, una che se la porterà a casa la squadra vincitrice, ma verrà invitata l'anno prossimo, lo deve riportare, perché se la porterà a casa definitivamente solo chi vincerà tre volte il torneo. Vincitore di quest'anno il Caravaggio. Premiano Giorgio Severini e Tiziano O'Johnny. Ecco fatto una, se Andrea la riprendi un secondo, adesso prendete Tiziano, se vai davanti, magari vai davanti e gliela consegni ufficialmente. Adesso devi prenderne un'altra che è là. Attenzione, un altro bel applauso sempre per il Caravaggio che ha vinto il trofeo. Vince il premio di miglior portiere del torneo Andrea Rebuscini della Romanese. Bel applauso Andrea. Andate lì davanti, foto ufficiale, consegna del premio. Sì, Andrea. A quale portiere ti ispiri? Qual è il tuo idolo? Iker Casillas. Francesco Gana del Caravaggio. Bel applauso per Francesco, la foto con Emiliano. Intanto vi dico ai bambini